Quindi, oltre ad arginare il processo di erosione costiera, come abbiamo già detto, e a fungere quindi da nursery per tante specie viventi, le praterie di Posidonia svolgono un altro ruolo fondamentale, e cioè nella produzione di ossigeno e la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera terrestre. Pensiamo soltanto che i mari assorbono circa il 30% della CO2 prodotta dai combustibili fossili. Infatti, noto che il 50% della fotosintesi globale avviene negli oceani. Ma meno noto è il fatto che le foglie di Posidonia liberano nell'ambiente fino a 20 litri di ossigeno al giorno per ogni metro cubo di prateria. L'ossigeno prodotto è quindi essenziale, lo sappiamo, non solo per la vita di alghe, batteri, protozoi, funghi, spugne, pesci di varie specie, ma anche per gli organismi terrestri. È stato calcolato che le praterie di Posidonia immagazzinano circa il 50% di tutto il carbonio sepolto nei sedimenti marini. Complessivamente le praterie assorbono circa 25 milioni di tonnellate di carbonio all'anno, che equivalgono a circa 90 milioni di tonnellate di CO2, ossia l'equivalente di una grande foresta tropicale. In pratica, un ettaro di prateria assorbe 2,5 volte più CO2 rispetto ad una pari superficie di foresta amazzonica, oltre a produrre in un anno circa 20 tonnellate di sostanza organica. Questa straordinaria capacità di rilasciare ossigeno e di rimuovere l'anidride carbonica, intrappolandola nei depositi, il cosiddetto carbonio blu, rappresenta dunque una validissima strategia per il contrasto ai cambiamenti climatici. Per le ragioni che abbiamo esposto, quindi, i posidonieti sono forse gli ecosistemi più preziosi in assoluto. Non a caso indicati già nel lontano 1981 come habitat prioritario di rara importanza ambientale nell'allegato 1 della direttiva Habitat dell'Unione Europea. Questa direttiva raggruppava i siti di importanza comunitaria che necessitano, tra virgolette, di immediata e coordinata attività di protezione e tutela da parte di tutti i paesi rivierasi. Occorre quindi agire presto, con competenza e lungimiranza, in maniera coordinata, sulle cause antropiche che stanno danneggiando i posidonieti, tra cui va annoverata certamente la Babele normativa che è stata determinata dal processo di devoluzione federalista, che rischia infatti di essere aggravata con l'attuazione del sconsiderato progetto di autonomia differenziata presentata dal governo in carica, in pratica una legislazione per ogni territorio.